see? Andiamoci dentro! Non riuscirò a forzarla. Pezzo del vecchio mondo, eh? Eccellente. Niente. C'è qualcuno? Cazzo è stato? Sparano addosso! Rubato! Thank you.
Jet ti farà agitare per niente? Forse aveva ragione. Cosa? Sono scappato. Che cazzo è stato? Cosa? Sparate! Fateli fuori! Copritemi!
giocare, eh? Chiudi quella cazzo!
vedere. Forza! Ti sfido. Ce l'ho fatta. Thank you.
anche questo! Sono il tuo nome! Procederò alla tua identificazione e ti sanzionerò. Cos'è successo? No! Thank you.
Ma vieni. Hai trovato quei pedoni? Sì, li ho già sistemati. Scherzi? Finalmente una bella notizia dopo tanto tempo. Ne abbiamo parlato e abbiamo deciso che se ci avessi aiutati ci saremmo uniti di nuovo ai Minutemen. Se vogliamo che le cose migliorino, dobbiamo cominciare a sostenerci a vicenda. Siamo dei vostri. Conta pure su di noi in caso di bisogno. E grazie ancora. Aspetta lì. D'accordo, signore. Ehi, Codsworth. Prenda questo. A cosa pensi? Do, re minore e mi entrano in un bar.
il barista dice: mi dispiace, ma non serviamo minori qui. Allora, re minore se ne va, mentre do e mi ordinano da bere. Cosa pensi del nostro rapporto? Difficile dirlo, signore. Ultimamente sembriamo più conoscenti che altro. Lei non è più quello di una volta. È ora che tu vada. D'accordo, signore. Se dovesse servirle qualcosa, sa dove trovarmi. Hai presente l'insediamento che mi avevi chiesto di aiutare? Hanno deciso di unirsi ai Minutemen. È una notizia fantastica. Sapevo che eri la persona giusta per quell'incarico. A proposito, dovresti prendere una di queste pistole lanciarazzi. Puoi usarla per chiedere aiuto a tutti i Minutemen nelle vicinanze. Per ora non ti servirà molto, ma una volta che avremo più insediamenti dalla nostra parte, potrai ricevere aiuto ovunque ne avrai bisogno. Penso tu sappia che sono uno degli ultimi Minutemen rimasti. Ascolto. Hai sentito parlare del massacro di Quincy? Di che si tratta? Credevo che tutti nel Commonwealth lo sapessero. È stato lì che i Minutemen hanno tradito se stessi e le persone che dovevano proteggere. Ero con il gruppo del colonnello Hollis. Un manipolo di mercenari chiamati Gunner attaccò Quincy. La gente del posto chiese aiuto ai Minutemen. Noi fummo gli unici ad accorrere. Gli altri gruppi voltarono le spalle sia a noi, sia agli abitanti di Quincy. In pochi riuscirono a sopravvivere. Il colonnello Hollis rimase ucciso, così io mi ritrovai a capo dei superstiti. Non abbiamo mai trovato un posto sicuro dove stabilirci. Solo disastri uno dopo l'altro. Hai visto com'è finita a Concord, no? So come ci si sente a essere l'ultimo superstite. Già, lo immagino. È per questo che ora sto parlando con te. Io non posso ricostruire i Minutemen, ma tu sì. Non so niente sui Minutemen. Non importa. I Minutemen dell'ultimo periodo non ci sono più. Nessuno sentirà la loro mancanza. Non ci servono altri politici da quattro soldi, né liti per la spartizione delle risorse o per decidere chi è che comanda. Ci serve qualcuno in grado di riunire tutto il Commonwealth sotto una causa comune. Penso che tu sia la persona che cerchiamo. Cosa ti fa pensare che io sia la persona adatta? Ci hai salvati a Concord e non avevi motivo di farlo. Avevi i tuoi problemi di cui occuparti, ma ci hai aiutati lo stesso. Quel genere di altruismo è un sentimento che ultimamente è sparito da queste parti. Mi spieghi chi sono i Minutemen? Siamo soldati cittadini. La gente del Commonwealth ha deciso di riunirsi per proteggere se stessa e decidere il nostro futuro. Questo almeno era lo scopo originale. I Minutemen sono scomparsi perché i nostri leader hanno scordato cosa dovevamo proteggere. Credo tu sia la persona giusta per riunire i Minutemen e tutto il Commonwealth. D'accordo, accetto. Bene, ottimo! Lieto di averti tra noi. Sento che questo è un nuovo inizio per i Minutemen e per il Commonwealth. Non preoccuparti. Sarò sempre al tuo fianco, generale. Perché mi chiami generale? Il leader dei Minutemen ha sempre avuto il grado di generale. Il nostro ultimo leader è stato il generale Becker. Dopo la sua morte nell'82, non siamo riusciti a trovare un accordo sul suo successore. Dato che sono l'ultimo dei Minutemen, non c'è nessuno che possa opporsi alla mia decisione di nominarti nuovo generale. Ora spetta a te dimostrare di meritare questo titolo. Ho saputo che un insediamento è minacciato dai predoni. Ok. Ti segno la sua posizione sulla mappa. Vai a vedere di cosa hanno bisogno. Ci servono altri insediamenti per sostenere la nostra causa. Thank you.
Sì. Iniziamo a sentirci a casa qui. Ora che possiamo produrre il cibo da soli, credo che ce la faremo. Il problema è che più restiamo qui, più saremo vulnerabili. Dobbiamo costruire delle difese. A quel punto, forse presto, riuscirà a rilassarsi un po'. Che genere di difese avevi in mente? Barriere, sacchi di sabbia, torrette, tutto ciò che riesci a mettere insieme.